Benvenuti o bentornati su Fantapolen. Faccio oggi il commento della partita di ieri tra Hellas, Verona e Juventus, perché ieri non ho avuto il tempo di farlo, quindi faccio un commento del giorno dopo, un po' meno analitico della partita, un po' più analitico della situazione delle due squadre, perché sono due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. Una è la sorpresa assoluta di questo campionato, una è la delusione assoluta di questo campionato. Però il risultato della partita di ieri per me non dico che era scontato, ma poco ci manca. Tanto che faccio delle scommesse con un mio amico e lui mi aveva detto: giochiamo la Juve vincente perché deve vincere per forza. E io ho fatto: guarda che la Juve perde. E infatti la Juve ha perso. Parto dal commentare però l'Hellas Verona. L'Hellas Verona è una squadra che a me sta sorprendendo veramente tanto, perché secondo me questa squadra aveva in Juric il suo top player. Juric era riuscito in queste due stagioni, e lo si era capito dal passaggio dalla prima alla seconda stagione, dove tantissimi giocatori importanti della prima stagione, Kumbulla, Rachmani, Verre, Pessina, erano andati via. E la squadra, nonostante ciò, aveva continuato su quel trend positivo di prestazioni e di risultati. Quindi lì, secondo me, si è vista la qualità dell'allenatore, che secondo me si sta vedendo anche a Torino, dove con la stessa squadra dell'altro anno, dove Torino faceva catenaccio e contropiede, adesso sta facendo quello che faceva il Verona l'anno scorso. Quindi Juric è veramente un grande allenatore, almeno per queste realtà. E io pensavo che il Verona, privato di Juric, non avrebbe più portato queste prestazioni e sarebbe diventata, ve lo dico proprio tranquillamente, una candidata proprio numero uno alla retrocessione. Io ero proprio convinto di questo, perché la squadra in sé non ha dei valori, scusate, altissimi, che giustificano una metà classifica con un allenatore normale, secondo me. Quando addirittura è stato preso Tudor, io ho detto: vai, è finita, cioè il Verona rischia seriamente il tracollo. E invece devo ricredermi completamente, perché il Verona è una signora squadra, è la più forte delle 13 fuori dalle sette sorelle, indubbiamente, ed è la squadra sorpresa di questo inizio di campionato. Quello che a me sorprende è proprio la condizione fisica e mentale di questa squadra, perché ci sono tante squadre che hanno come obiettivo iniziale la salvezza, e lo ha confermato Simeone a fine partita in intervista, che l'obiettivo di questa squadra è la salvezza. Quindi no, non sto dicendo niente di delegittimo per l'Hellas Verona, lo ha confermato il suo giocatore probabilmente più in forma di questo momento. E tante squadre che puntano alla salvezza, ci sono ogni anno una barra due squadre che partono sparate a mille, fanno punti ovunque, racimolano punti che mettono in cascina, per poi nel girone di ritorno, quando le partite cominciano a essere decisive, si possono permettere di affrontare gli scontri diretti con il vantaggio psicologico del doppio risultato, perché la squadra con l'acqua alla gola è quella che tu affronti. Sono loro quelli che devono vincere per forza, perché magari in quel momento sono diciottesimi, mentre te, che hai magari 12-13 punti di margine, ti puoi permettere anche il pareggio, ed è un vantaggio molto forte in partite di quel tipo. Quindi ci sono squadre che partono così, per poi irrimediabilmente perdere punti nel girone di ritorno e scendere in classifica, per poi assestarsi sulla metà classifica bassa, dodicesimo, tredicesimo posto. Tutti gli anni c'è almeno una squadra che fa questo percorso. Ma io non penso che sia il caso del Verona, perché il Verona ha avuto come allenatore nell'estate e nelle prime tre giornate Di Francesco. Quindi la preparazione atletica non l'ha fatta Tudor. Tudor si è trovato una squadra costruita da un altro e con uno stile di gioco fatto da un altro e con una preparazione atletica fatta da un altro. Quindi non è possibile che questa squadra abbia avuto una preparazione atletica per partire a mille, perché le prime tre partite il Verona non è partito a mille. Poi io ricordo la partita contro il Sassuolo e quella contro il Bologna delle prime tre di Di Francesco, non mi ricordo la seconda, forse con la Samp, ma non voglio di stronzate, non me la ricordo. Il Verona e non era partito male, nel senso, era stato molto sfortunato contro il Sassuolo giocando in 10 quasi tutta la partita. Fu sfortunato anche contro il Bologna, dove perse con un rimpallo, e quindi aveva 0 punti dopo 3 partite, però
per sfortuna più che per demeriti, ma comunque non aveva questa condizione atletica e mentale, non ce l'aveva assolutamente. E se con il cambio allenatore te ti puoi aspettare uno shock, perché spesso quando viene cambiato allenatore, la prima partita del nuovo allenatore è sorprendente e sembra che sia cambiato tutto, salvo poi tornare magari nel solito anonimato. Quello che è successo al Cagliari, che ha preso Mazzarri, la prima partita di Mazzarri a Roma con la Lazio ha fatto un partitone e poi Cagliari è tornato a essere la squadra nulla inutile che in questi 2 anni è sempre stata, che ha qualche problema perché, cioè, come rosa non è assolutamente una squadra da quella classifica lì. Il Verona invece, dopo la vittoria con la Roma, ha proseguito, cioè è una squadra che continua a essere così forte ed è una squadra che, salvo la partita contro l'Udinese dove evidentemente ha tirato un po' il fiato, questa, ma comunque ha strappato un punto. Questa è una squadra che veramente è quasi inaffrontabile anche per le big, perché il ritmo che mette in campo e la capacità tecnica di alcuni giocatori offensivi che hanno le capacità per poter finalizzare delle occasioni, rende questa squadra veramente tosta. E io penso che se a gennaio il Verona acquista un difensore centrale forte, potrebbe essere veramente un'insidia per una delle 7 sorelle che magari tracolla. Il Verona, secondo me, è l'ottava lì pronta a magari inserirsi per la Conference Europa League. Secondo me. Quindi è una squadra sorprendente perché io non mi aspettavo potesse fare un inizio di stagione così. Siamo all'undicesima giornata, non siamo più nelle prime 5 dove magari una squadra illude e soprattutto non è una squadra che è lassù per la condizione fisica, perché ripeto, la preparazione non l'ha fatta questo allenatore e questa squadra tende nel secondo tempo a calare fisicamente, quando le squadre che sono preparate atleticamente per un inizio di stagione forte reggono i 90 minuti, mentre invece questa squadra no, questa squadra quei ritmi folli, infernali che fa nel primo tempo, nel secondo tempo li dimentica perché non è umano. E quindi questo tipo di gioco secondo me il Verona lo può fare per tutto l'anno ed è un gioco molto efficace che gli può permettere di acquistare molti punti. Veniamo alla Juventus. Perché secondo me la Juventus era quasi scontato che perdesse la partita? Perché il Verona è una delle squadre più in forma del campionato. Perché Verona è una squadra forte e perché la Juventus è una squadra in crisi tecnica e mentale. Se la Juventus ha sempre avuto quel DNA da top club che in Italia andava a vincere magari anche partite non meritandole, no? Che sono le classiche vittorie da grande squadra, la Juventus era maestra in questo. Sta venendo a mancare sia questa forza mentale, ma soprattutto viene a mancare anche la consapevolezza tecnica. Io ho visto un post, mi sembra, della Gazzetta dello Sport su Facebook, dove il giornale andava a elencare quali sono i problemi, secondo loro, di questa squadra. E io penso che sia un mix di situazioni. Sicuramente sono stati sbagliati i mercati delle ultime 3 stagioni, dove l'unico giocatore veramente di livello che è arrivato alla Juventus è stato, secondo me, al momento Chiesa. Pagato tanto, perché è stato pagato circa 60 milioni, ma è un giocatore che li vale per l'età che ha e per le qualità che ha. Tutti gli altri giocatori che sono arrivati in questi anni non sono da Juve, sono giocatori che non sono del livello che ha mantenuto la Juve nei 9 scudetti consecutivi che ha vinto. Quindi, secondo me, il livello della squadra è basso, cioè soprattutto secondo me al centrocampo. Cioè se penso al centrocampo schierato ieri, Bentancur, Arthur, Rabiot, e penso alla Lazio che ti mette Milinkovic-Savic e Luis Alberto Cataldi, la Roma che mette Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini, cioè penso a queste squadre e a Napoli che mette Zielinski, Fabian Ruiz, Anghissa. E dico, ma con Bentancur, Arthur e Rabiot dove vai? Cioè, il Cagliari che c'ha Nandez, Marin e Strootman non è mia peggio, E il Cagliari lotta per non retrocedere. Cioè, quindi questa squadra a centrocampo è veramente debole e non compensa la scarsità del centrocampo con un attacco fenomenale o con una difesa solida. La difesa non è solidissima perché Chiellini non può giocare tutte le partite, perché Bonucci privato del supporto della difesa a 3 di Barzagli e Chiellini
È un giocatore che ha i suoi limiti e lo si è visto quando è andato a Milano e giocava nella difesa 4 del Milan con accanto non un top player, perché Chiellini e Barzagli è stato, Chiellini è stato ed è tuttora un top player. Quindi la difesa non è che subisce un gol ogni 4 partite, anche perché non è supportata minimamente dal centrocampo che di filtro ne fa pochissimo. E davanti manca il Ronaldo della situazione, ma non sto dicendo che questa squadra ha il problema che ha dato via Ronaldo, perché Ronaldo è stato l'inizio dei problemi di questa squadra. Però, scusate, con i 30 gol che segnava ogni anno, nascondeva tutte le lacune che questa squadra già aveva. Ce l'aveva già con Sarri, ce l'aveva con Pirlo e ce l'ha oggi. Solo che oggi, non essendoci più il Ronaldo che ti fa un gol a partita, comincia a perdere molti più punti e cominciano a emergere tutti quegli altri problemi. Prima c'era solo la punta dell'iceberg che fuoriusciva dall'acqua, ma il problema sott'acqua c'era. Ecco, e la partenza di Ronaldo è come se avesse abbassato la marea e si comincia a vedere un pochino di più di tutto il casino che c'è in questa squadra e che c'era già. Quindi non è un problema né di Allegri, secondo me, perché c'è chi dice che il problema è Allegri. Secondo me il problema non è Allegri, come non lo era Sarri, come non lo era Pirlo. Il problema di questa squadra è che la rosa non è assolutamente da prime quattro posizioni, però prima avevi uno dei giocatori, forse il giocatore, comunque uno dei tre giocatori più forti degli ultimi 20 anni, che nonostante l'età avanzata ti tappava un po' qualche buca. Ora non c'è più. Quindi, e non è stato sostituito sul numero di gol, perché un giocatore come Ronaldo non lo puoi trovare nel mondo. Cioè, non esiste, no? O prendi Messi, o se no, no non lo trovi. Ma questa squadra non ha nemmeno acquistato un attaccante da 20 gol. Quello si poteva prendere, invece questa squadra ha rimpiazzato Ronaldo con la coppia Ken e Morata, che messi insieme forse faranno metà dei gol che faceva Ronaldo. Forse. Ma non ne sono sicuro. E quindi davanti non hai chi ti finalizza i gol e ti attacchi, no, ti aggrappi alla resurrezione di Dybala, che sta facendo. Sta migliorando, però viene comunque da delle stagioni negative, perché davanti non hai altro. Poi hai tutta una serie di giocatori che non hanno reso, Kulusevski, Bernardeschi, tutti giocatori che hanno delle qualità, ma non sono nemmeno più sicuri dei loro mezzi, si vede quando sono in campo, che sono anche demoralizzati. Il centrocampo è scandaloso, la difesa prende un gol a partita minimo e poi i problemi vengono fuori, per forza. Quindi come può risolvere questi problemi la Juventus? Aprendo un nuovo ciclo, secondo me. Cioè, aprendo un nuovo ciclo, quindi per i prossimi magari 2, 3 anni accontentarsi di fare campionati da quarto, quinto, sesto posto per ricostruire un ciclo vincente che potrà durare altri 10 anni, in cui magari su 10 anni vinci i 7 scudetti. Quello sì. Però pensare che la Juventus possa tornare alla squadra dominante che è stata fino a un paio di stagioni fa, 3 stagioni fa, insomma, e comprando un giocatore o cambiando allenatore, secondo me è fantascienza, perché i problemi di questa squadra sono radicati molto più in basso e non si possono risolvere con una manovra, assolutamente no. Andiamo alle pagelle della partita di ieri. Partiamo dall'Hellas Verona. Allora, Montipò 7, perché la parata che fa su Dybala all'87esimo, giù di lì, è decisiva per il risultato. È una parata molto difficile perché Dybala aveva fatto un grande tiro, per cui io a Montipò do 7. Le difesa do 6 a tutti e 3, a Davidovic, Gunter e Casale. Davidovic secondo me è stato il migliore dei tre, però la marcatura su McKennie è veramente brutta, sul gol del 2-1 della Juventus. Quindi aveva fatto una partita a 6,5 abbondante, l'ho calato a 6 perché il gol comunque riapre la partita e fa credere alla Juve di poter recuperare la partita, quindi la riapre non solo dal punto di vista del risultato, ma anche dal punto di vista mentale. E secondo me l'ha subito il Verona anche proprio mentalmente, perché ha arretrato molto, ricordandosi magari della rimonta subita con il Milan, ha avuto paura di ripetere quella situazione. Quindi Davidovic 6, Gunter 6 perché non ha avuto troppo da fare. Morata sostanzialmente si marcava da solo e ha concesso dei tiri da fuori area a Dybala, più di uno, e quindi secondo me Gunter è da 6. Casale 6 per un motivo soltanto, perché secondo me era da buttare fuori. E ha fatto una partita da 6 e mezzo, anche 7 meno.
Però il fallo che ha fatto da già ammonito, se trovi un allenatore, scusate, un arbitro un po' più fiscale ti butta fuori. È un fallo ingenuo, è un fallo da giocatore giovane, inesperto qual è. Lì poi è intervenuto subito Tudor togliendolo dal campo, però, ripeto, con un altro arbitro probabilmente lasciava la squadra in 10, quindi gli ho dato 6. 6 e mezzo a Faraoni, che ha fatto una partita diligente, una partita non da Faraoni, nel senso Faraoni di solito è molto più importante, soprattutto in fase offensiva. Gli ho dato 6 e mezzo per il recupero che ha fatto su Kulusevski, lanciato a rete, tagliandogli la strada e subendo il fallo. È stata una grande giocata difensiva, 6 e mezzo. Dall'altra parte, benissimo fa Lazovic. Lazovic veramente da quella parte ha fatto ammattire Danilo. E quindi gli ho dato 6 e mezzo perché ha fatto una partita di grande quantità e qualità in zona offensiva. 6 e mezzo anche a Tamez, che secondo me ha fatto un'ottima partita di interdizione, di filtro, ha recuperato tanti palloni, ha aiutato i suoi. Ha permesso all'Hellas di concatenare occasioni dal gol una dietro l'altra, perché quando la Juve ripartiva, Tamés bloccava l'azione della Juventus e faceva ripartire una nuova azione dei suoi. Quindi, secondo me, ha fatto una grande partita, una partita da Amrabat, ecco, per intendersi, 6 e mezzo a Tamés. Peggiore in campo dell'Hellas, secondo me, è stato Veloso, che ha perso qualche pallone di troppo, soprattutto quello su cui Dybala ha preso la traversa, ha perso un pallone davanti alla difesa veramente velenosissimo. Non è riuscito a fluidificare la manovra, come invece di solito riesce a fare, quindi secondo me è l'unica insufficienza di tutto il Verona, gli ho dato 5,5 ed è il peggiore in campo. Baracca e Caprari bene ma non benissimo, nel senso in una partita comunque di cartello, no? Perché comunque quando batti la Juventus è sempre una partita che verrà ricordata per tutto l'anno. I due giocatori forse più rappresentativi di questo percorso che sta facendo Tudor, cioè Baracca e Caprari, oltre a Simeone che è in un momento veramente clamoroso, hanno un po' deluso ieri. Non hanno giocato male, Baracca tra le linee ha dato il suo contributo, però non ha avuto nessuna giocata decisiva, ecco. Caprari invece un po' sottotono rispetto ai suoi standard delle ultime settimane, quindi ho dato 6 più a entrambi. Simeone migliore in campo, 7 e mezzo, perché con la sua doppietta stende la Juventus, bellissima il secondo gol, la marcatura di Bonucci è inguardabile, ma comunque per segnare da 22-23 metri da quella posizione la puoi mettere solo all'incrocio dei pali, e quindi l'ha messa lì. Il primo gol è da opportunista anche Baracca, che sfrutta il retropassaggio sbagliato di Arthur, e Simeone è nel posto giusto al momento giusto per ribadire la deviazione di Szczęsny. Il secondo gol ripeto, è bellissimo, e quindi 7,5 per Simeone, che aveva trovato anche la tripletta però in fuorigioco. Subentrati ho dato 6 sia a Ceccherini che a Sutalo, che hanno aiutato la squadra a non subire il pareggio, partita comunque diciamo standard sia per Ceccherini che per Sutalo. Juventus, allora, a Szczęsny ho dato 6 più perché comunque la parata su Barak la fa. Poi è sfortunato che la deviazione va sul piede di Simeone che segna il gol dell'1-0, però Szczęsny ha fatto il possibile in quella situazione, i due gol poi non sono assolutamente colpa sua. 6 più per Szczęsny. E gli esterni, allora 5 e mezzo sia Danilo che Alexandro. Danilo ha giocato peggio. Danilo è stato completamente massacrato da Lazovic. Però ha il merito di aver fatto l'assist per McKennie. Un assist che sembra più facile di quello che è, perché McKennie è fermo al limite dell'area, completamente solo, dimenticato dalla difesa. Quindi sembra un passaggio semplice, però in realtà la difficoltà non è tecnica nel passare lì la palla, ma decisionale nel scegliere lui come destinatario del passaggio, perché c'erano altre soluzioni più semplici in cui uno avrebbe potuto ricadere. Invece Danilo ha fatto la scelta, secondo me, più giusta, perché ha messo in condizione di tirare un suo compagno. Quindi l'ho alzato a 5,5 per l'assist, però la partita era da 5. Alexandro invece ha sofferto di meno perché Faraoni ha attaccato meno di Lazovic e lui ha provato ad attaccare di più rispetto a Danilo. Ha fatto anche qualche cross, ha cercato del dribbling in zona offensiva, quindi
non è stato un fantasma in partita, però non è stato concreto e quindi gli ho dato 5 e mezzo. 6 a Chiellini che ha difeso quanto ha potuto, ha cercato di tenere sulla baracca, 5 invece a Bonucci perché la marcatura su Simeone è qualcosa di inconcepibile. Per quanto io ho rivisto il gol e c'era l'inserimento, penso di Caprari, non mi ricordo di chi, ma credo di Caprari, e lui se fa quei due passi indietro con Simeone lì in zona tiro è perché ha paura che Simeone faccia l'infiltrante per Caprari. Però lì non sei te che devi marcare l'inserimento, cioè lì te devi impedire a Simeone di calciare a rete. L'inserimento di Caprari lo andrà a coprire Chiellini o Danilo o chi per te, ma non te. Quindi Bonucci lì veramente ingenuo a lasciare 3 metri di spazio a Simeone, che poi è bravo a trovare quella parabola, comunque l'ha lasciato libero di tirare. 5 pieno a Bonucci. Arriviamo al centrocampo della Juventus. Allora, il migliore è stato sicuramente Cuadrado, a cui ho dato 6 meno perché secondo me non ha fatto una brutta partita e niente di che, perché non si è visto praticamente mai in zona offensiva. Però se Lazovic non ha fatto uno sfracello è perché Cuadrado ha dato una grossa mano a Danilo, ha difeso meglio lui di Danilo, quindi perché ormai è diventato un terzino lui, no, negli anni, quindi sa come muoversi in quella zona di campo. 6 meno a Cuadrado. E 5 e mezzo a Bentancur, che ha fatto una partita da ectoplasma, una partita dove non è riuscito né a recuperare palla né a smistare il gioco. E gli ho dato 5 e mezzo perché secondo me non è stato completamente affondato dal centrocampo del Verona. E non si è visto, però non ha fatto errori gravi. 5 a Rabiot, che invece si è visto male perché ha sbagliato delle aperture, ha sbagliato dei controlli palla. Cioè, Rabiot si è visto in negativo. Scusate, Bentancur non si è visto. Quindi gli do mezzo voto in meno a Rabiot. 5. Peggiore in campo, assolutamente Arthur. Arthur, a parte il retropassaggio che lancia Barak per il gol dell'1-0, che è una roba veramente inguardabile, e che deriva da un controllo sbagliato, che lui sbaglia il controllo, viene attaccato, mi sembra, da Tamez, e a seguito del pressing di Tamez decide di passare la palla indietro senza nemmeno guardare e la passa a Barak, che proprio Barak nemmeno stoppa il tiro, stoppa, proprio tira direttamente in porta, quindi proprio un disastro. Ma è un giocatore veramente, Arthur, inutile, ma da quando è arrivato? È un giocatore inutile perché non ha i tempi della regia, non fa un cazzo di filtro, è veramente un giocatore inconsistente. Io capisco i tifosi della Juve che non apprezzavano particolarmente Pjanic, messo come mediano, come regista, perché Pjanic era una mezzala ed era un adattato lì, lo capisco, ma Arthur è molto peggio. Arthur è veramente una cosa inguardabile e secondo me è assurdo non far giocare Locatelli per far giocare Arthur. Locatelli ha 22 anni, 23, quanti ce n'ha, può anche giocare 3 partite di fila in una settimana, non penso vada in difficoltà. Io penso che Locatelli con la febbre a 40 sia meglio di Arthur, sinceramente. Quindi spero per i tifosi della Juventus che Arthur non metterà più piede in campo. E Morata 5,5 perché non è riuscito mai ad accendersi, non ha giocato bene, non è riuscito a trovare il varco. È stato ben contenuto dalla difesa del Verona, ma soprattutto non è mai stato servito dai compagni in maniera pericolosa. Quindi io quando un attaccante non viene servito non lo penalizzo troppo perché non è solo colpa sua, ecco. Dybala gli ho dato 6,5, nonostante per me la traversa sia un gol mangiato. Qui lo dico e qui lo specifico. Il tiro a giro su cui colpisce la traversa, secondo me, è un gol mangiato, perché lì puoi chiudere sul primo palo, puoi tirare rasoterra sul secondo, puoi anche avvicinarti al portiere e fargli magari uno scavetto, no? Come ha fatto Maximo Lopez nella scorsa partita. Cioè, avevi spazio per fare qualsiasi cosa, hai cercato la giocata da grande campione. Direi che perdi 2-0, non è il caso di fare quelle cose. Quindi, secondo me, quello è un gol mangiato. Però non si può rimproverare Dybala, che è l'unico che ci ha provato della Juventus, è andato vicino al gol del pareggio su cui è stato fenomenale Montipò, ha provato in tutti i modi a ribaltare la situazione, quindi gli do 6 e mezzo. Il migliore in campo per me è stato McKennie, che è entrato nella partita e
E l'ha riaccesa, ha riacceso le speranze della Juventus, è andato già vicino al gol o comunque all'assist, appena entrato, primo pallone toccato su un cross da calcio di punizione, ha tentato una sponda al volo, il gol è bello perché è bello l'inserimento con cui si stacca dalla marcatura, ma soprattutto è bello il tiro, cioè tira veramente un missile sotto la traversa, imparabile per Montipò, quindi è bello il gol e gli ho dato 7 a McKennie perché secondo me è entrato proprio bene in partita. E 5 e mezzo a Locatelli e Kulusevski che non sono entrati invece bene in partita. Locatelli non ha cambiato il trend del centrocampo della Juventus e Kulusevski si è mangiato un'occasione da gol dove è stato rimontato da Faraoni perché è stato lento, macchinoso nel movimento. A Bernardeschi ho dato 6, potrei anche non dargli voto perché comunque non ha fatto niente di buono e niente di negativo da quando è entrato in campo. Queste sono le mie pagelle di Hellas Verona-Juventus. Ci vediamo al prossimo video dove farò il post partita di Torino-Sampdoria. Ciao!